Dei gatti ha innestato, diciamo, questo rammarico per i pochi abbonati quest'anno che il Piacenza si presenta in campo con una formazione sicuramente molto competitiva. Beh, ne ha tutte le ragioni. D'altra parte l'argomento principale di oggi durante la conferenza l'abbiamo fatto sugli abbonamenti, quindi è un tema molto, molto caldo e molto importante. Io avrei immaginato che le cose sarebbero andate diversamente, perché partendo da una quota di zoccolo duro di 1200-1400 abbonati, mi sembra una cosa, 1200, in occasione del centenario, con una formazione sulla carta così forte, quantomeno riconfermarli sarebbe stato un obiettivo, secondo me, assolutamente normale da cogliere. Così non è andata, daremo le risposte sul campo e andremo a prendere quelli che mancano dopo la prima giornata. Come si spiega questa cosa di così pochi abbonamenti? Beh, questa è una domanda difficile, certamente bisogna guardarsi in casa. Piacenza è una città molto particolare e a cominciare da chi? Quei pochissimi che tirano fuori il grano per mandare avanti quello che si può fare a Piacenza, anche dal punto di vista delle presenze, proporzionalmente il discorso è uguale, c'è poca gente disponibile a stare vicino alla squadra, a fare l'abbonamento e immagino che la vicinanza di altre platee molto più importanti dal punto di vista della categoria porti via, ma questo è un argomento che c'era già stato durante la permanenza di Piacenza in Serie A, che se andava a Piacenza, Cremona, Parma a giocare in Serie A e quindi lo è parzialmente questa scusa. Può essere un eventuale ritorno, magari nella serie cadetta, un motivo per attirare nuovamente i piacentini allo stadio? Beh, sicuramente noi abbiamo una squadra per puntare molto 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 in alto, come ho detto abbiamo uno dei budget più alti di tutta la Lega Pro, purtroppo dirlo con la risposta che abbiamo avuto della campagna abbonamenti dispiace ancora più di ricordarlo, ma noi andiamo avanti per questa direzione e cercheremo di raccogliere quello che manca con le prime partite di campionato. Se Piacenza dovesse avere la possibilità di salire in B, beh, è evidente che l'appeal diventa molto diverso.